Amici della Radio Colori, bentornati. Oggi puntatona, io sono emozionato perché abbiamo con noi una grandissima Marianna Lanteri ed è qui nei nostri studi, si sta preparando per essere in diretta con voi, per parlare in diretta qui con lei e con tutti noi 0381 09 14 51 per i vostri messaggi 366 1188 002. E oggi è un appuntamento imperdibile, proprio come lo canta lei, con il suo appuntamento. Ti aspetto con l'ansia che ho dentro. Non mi importa se non siamo più giovani, ma siamo nonni. Nella vita si può amare adesso come a 20 anni. E io amo te e voglio rivivere l'appuntamento che ci ha fatto incontrare. Mano accarezzo il mio viso segnato dal tempo. Questa sera ho messo il vestito che a te piace tanto. Questa sera voglio rivivere il nostro incontro. E ora sei qui, ti stringo la mano. Dico a te quanto ti amo. Per tutta la vita al mio fianco
Benvenuta nei nostri studi, Marianna Lanteri. Grazie, grazie, sono contenta di essere qui. Ciao a tutti, tutti coloro che ci stanno seguendo. Ciao Valerio. Ciao, ciao. Guarda, io per me è una grande emozione perché sei una delle artiste più richieste qui alla Radio Davvero? Colori. Sì, in particolare dal nostro Adelmo che spero chiami e possa parlare in diretta con te. Allora, io vi ricordo i numeri 0381 09 14 51 per parlare con Marianna, oppure 366 11 88 002 per i vostri messaggini, per chi è più timido e non vuole parlare con lei ma vuole farle arrivare i complimenti. Allora, abbiamo una telefonata in diretta già. Dai, vai. Allora, pronto? Non siate timidi, chiamate, chiamate. Pronto? Ciao Mariana. Ciao. Ciao, sono Lucia della provincia di Bergamo. Ciao Lucia. Sono anni che ti ascolto a Canale Italia, mi piace moltissimo la tua orchestra, mi rende felice quando ti sento. E volevo dirti che venerdì sono a Urgnano e conosco te di persona. Venerdì siamo a Urgnano, capisci? Venerdì siamo a Urgnano, vieni a trovarmi? Sì, sicuramente, sì, sì. Tanto c'è anche il compleanno del locale, fanno la torta, poi lo sai che lì... Sì, festa grande, 27 anni del locale. Ho mandato prima un video su Facebook che l'ho annunciato che venerdì sono a Bergamo e... Perché appunto c'è questa festa, poi lì a Bergamo quando festeggiano il compleanno di solito fanno una festa grande, gli Amadeus. Dai che ci divertiamo, se vieni a trovarmi... Ho telefonato proprio in discoteca, mi hanno voluto prenotare perché si tratta solo di me e di mio marito. È tutto prenotato? Noi ci saremo, carissima. Tu capisci? Penso, no, c'è la voce che va e viene. Se mi vuoi venire a partire, mi piace molto, come si chiama, aspetta, Angelica. L'universo per te. Ah, vuole ascoltare Angelica, l'universo per me, ok? Vabbè. Allora, noi non ce l'abbiamo nella versione di Marianna, però ascolteremo tante canzoni. Io ti saluto e ti ringrazio per essere stata con noi. Te la faccio sentire poi venerdì sera. È meglio dal vivo, è meglio dal vivo che in un video. Ciao, ciao cara. Allora noi cominciamo questo percorso alla scoperta della tua carriera. Abbiamo preparato tanti contributi e noi partiamo da una data. Vediamola. Allora. Una voce per Sanremo. Mamma. Partecipi a Una voce per Sanremo collaborando con artisti quali Vansilio, Massimo Lucca, scrittori e compositori di Laura Pausini, che è una mia artista, io l'adoro. Ecco. Ho visto il mio primo concerto, l'ho visto che ero giovanissima, adesso non mi ricordo, so che mia madre mi ha fatto una sorpresa e avevo, ero andata a vedere il concerto della Pausini, tra l'altro neanche vicino a casa perché io sono ligure. Ah. Io sono ligure e abito a Sanremo. Ah, ecco. Quindi hai fatto tanta strada. O perlomeno abitavo a Sanremo. Ormai sono 20 anni che abito a Piacenza. Piacenza è un po' la città delle grandi orchestre. Ci raduna un po' tutti. Insomma, siete un po' legati anche a quel progetto che noi ne abbiamo parlato tanto, che è l'Italia siamo noi, giusto? Questo progetto che accomuna. Sì, no, ma io indipendentemente da questo, però sì, anche sì, poi partecipato prima a questa parentesi. Prima di questo era che io praticamente mi sono trasferita a Piacenza perché ho cominciato a lavorare con l'orchestra italiana Bagutti nel 98. Sì. E nel 97 ho partecipato alla Voce per Sanremo, che è stato proprio il finale di una serie di concorsi che avevo fatto, che poi mi avrebbero portato appunto a questa settimana meravigliosa, meravigliosa Sanremo all'Ariston, ma tutto quello che c'era poi lì dentro, che è stato bellissimo, un'esperienza molto bella, anche se poi comunque non è continuato, comunque è finita lì, nel senso che però è stato bello. Che però insomma negli anni è arrivato il successo, ma ne parliamo piano piano. Intanto noi ascoltiamo di Marianna Lanteri, Penna Nera.
cielo azzurro abbraccerò tra le mie cime del Monte Grappa, guardando verso il fiume la sua valle, lontano su un pendio un uomo vedo ancora per mano a un bambino, ma che ci fa qua su? Porti un cappello e una penna nera, ti rivedo mio vecchio alpino, porti a casa un ricordo lasciando qui il tuo cuore, per tuo nome la brigata ti ama ancora, porti a casa un ricordo lasciando qui il tuo cuore, quanto conta devi per il alzerà, ed un cannone ancor risuonerà tra queste cime che tanto hai amato. Torni ragazzo in mezzo alla vallata, commosso stringi a te quel tuo nipote che saluta con la mano guardandomi nel blu. Porti un cappello e una penna nera, ti rivedo mio vecchio alpino, porti a casa un ricordo lasciando qui il tuo cuore, per tuo nome la brigata ti ama ancora. Porti a casa un ricordo lasciando qui il tuo cuore, quanto conta devi per il E bentornati amici della Radio Colori, qualche problemino tecnico per noi prontamente risolto e abbiamo delle telefonate in attesa. La prima è quella di Adelmo. Ciao Adelmo, pronto? Pronto, ciao! Ti faccio parlare finalmente con la tua Marianna che ciao. Te la chiedi tutti il i giorni. Il mio grande amore! Hola, ciao Adelmo! Mi hanno detto che ti piace una canzone, eh?
Guarda, e tu sei, per me a dirti che sei bravo ormai è obsoleto, perché non c'è una definizione per dirti quanto sei brava. Mamma mia, sei, ti ringrazio. Sei simpatica, simpaticissima, hai delle canzoni favolose. Grazie. Ma la tua più bella è quella, la vecchia fontana. Vecchia fontana, quando me l'hanno detto. Quella, mi sciolgo, il mio sciolgo. Ho sentito che tu abiti a Piacenza. Sì, sì, e sì. Io sono nato a Sasso Maggiore, adesso sono a Vassi, ma sono di Sasso Maggiore. Sei nato a Sasso Maggiore? Sì. Ma davvero? Io ho debuttato a Sasso Maggiore. Ho fatto pensati. Il debutto della mia orchestra nel 2011 a Sasso Maggiore. Ah, ero io. Nel palazzetto dello sport dove facevano Miss Italia. Sì. Adelmo, dai, svela quanti anni hai, che la nostra Marianna, diglielo quanti anni hai, che per noi sei un veterano, dai. Per me può essere la mia nipotina, ne ho 76 compiuti. Wow. Ma il nostro Adelmo, insomma, una venerazione per te, come avrai capito. Ma sei giovane, guarda, sei giovanissimo. Sì, amore mio, guarda, comunque per me sei la migliore, ti voglio un bene dell'anima, anche mia moglie ti stima tantissimo. Grazie. E appena possiamo da Valerio ci facciamo mettere su la tua canzone. Me l'ha detto. Sono un tanto abbraccio contento, e saluta tanto anche quel simpaticissimo di tuo marito, e anche hai un'orchestra favolosa, quella grazie. Non bisogna dimenticarla. Grazie, Adelmo, grazie. Non dire tanto amore mio perché suo marito è qui, Ocio, Vabbè, io sono il suo nonno, No, ma sei giovane, che nonno, Io qua, adesso non lo dico, qua stavo dicendo quanti anni ho, ma mi freno un attimo. Ciao, buona giornata, buona vita, buon tutto. Ciao, grazie, Adelmo. Grazie. Ciao. Un'altra telefonata in diretta per noi, intanto io continuo a passare in regia le altre. Pronto? Pronto? Pronto, con chi parlo? Sono Romeo, pronto. Sì. Chi? Romeo? Romeo. Sì, ciao Romeo, ti faccio parlare con Marianna. Sì, grazie. Ciao Romeo! Ehi Marianna, te non ci ricordi più di me? Queste sono carambate. Ale. Ah, Romeo, perché sei tu Romeo? Guarda, che nome, che importante che hai! Non sono Giulietta, sono Romeo. Che nome importante che hai, come stai? Sto bene, però non parlo più con te. Perché? Non ci sei più. Che senso? Oh Madonna! Non ci sono più! Non ti vedo più, amore! Ma dove? Ma io non ti ricordi più allora di me! No, ma dimmi dove! Al Mediterraneo! Al Mediterraneo, già, sì, ma il problema è che... Federica! Mediterraneo è un po' che non ci vado, hai ragione! All'Eurotaverna! No, è lontano. È lontano. Io sono stato via. Se no, dove ti possiamo? Poi magari provo a dire in diretta qualche data e vediamo se ce n'è una vicino a te dove puoi venire a trovare. Dai, ti faccio ballare il boogie, no? Dai, fantastico, non vedo, non mi piace da mattina ballare il boogie. Non ti ricordi più? Quando ho i bravi ballerini che ballano bene il boogie, guarda, ce una cosa. Ce ne sono pochi. Ce ne sono pochi, no, però beh, quelli che ballano bene, come lui. Ti facevo saltare dappertutto? Mamma mia. All'Empire anche, però non so quando è che ci sarò. Vabbè, allora intanto che Marianna guarderà le date, io ti saluto e ti saluta anche lei, perché abbiamo un'altra telefonata. Ciao Romeo, ciao. Salutami anche Beppe. Sarà fatto, sarà fatto. Ciao Romeo, ciao. Ciao. E noi abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sono Giampiero. Ciao Giampiero, da dove ci chiami? Da Piacenza. Ti faccio parlare con Marianna. Benissimo, grazie. Ciao Giampiero. Buongiorno Mariana. Da Piacenza, allora, bravo, eh? Esatto. Premetto che io sono, come sa Valerio, ormai ha capito benissimo che
sono rocchettato fin dentro l'osso, non fino al podio, fin dentro l'osso. Però nonostante tutto apprezzo e ammiro molto le ottime capacità vocali. Cioè, nel tuo genere, nel genere che fate voi, sei una regina, cioè, nel senso che, scusa se posso darti a tu, ma apprezzo molto le qualità vocali e musicali. Cioè, non è il mio genere, però è fatto molto molto bene. Volevo chiedere anche esattamente di dove sei. Niente, Giampiero, allora io purtroppo ti devo chiedere di ripetere piano piano, io mi sembra che con te abbiamo già parlato e mi racconti sempre che hai un'anima rock, giusto? Sei tu? Proprio dalla prima ora. Ecco, allora quindi cosa vorresti dire riassumendo a Marianna? No, io ti ho detto che apprezzo molto il suo genere come lo fa lei. Nel suo genere è una retina, diciamo. C'è da dire che anche Marianna spazia in diversi generi, ho avuto modo di, non solo è un'orchestra di liscio, giusto? No, cioè, quindi oltretutto ho visto il Marianna Lanteri Show, che è meraviglioso e spazia su diversi generi, non so, il rock non mi è mai, però qualcosa sì. Ci metti ogni tanto. Qualcosa di rock faccio, canto anch'io un po' di rock. Va bene, dai, allora ti saluto e ho un'altra telefonata in diretta, una tira l'altra. Oggi devo andare. Volevo chiedere, sì. scusate un secondo, volevo chiedere di dov'è esattamente, perché io ho voluto pensare, mi sarebbe molto piacere che fosse Piacentina. Allora, penso che interpreto, tu hai detto di essere di Piacenza, vuole sapere dove sei esattamente, giusto? Sì, ma di esatto. Dove vado a suonare o di dove sono? Ma ecco, di dov'è come origine, come residenza. Ma, allora, ma verrò anche a un concerto. Podenzano. Ecco, bravo, è il posto della mia adolescenza. Eh? È il posto della mia adolescenza. Giampiero, ma perdonami. Dai, il posto della sua adolescenza. Ah, okay, ecco. Okay. Giampiero, perdonami, devo chiudere, se no facciamo una trasmissione con te. Un'altra telefonata. Ciao Giampiero, un bacio. Ciao. Buongiorno. Un'altra telefonata in diretta. Perfetto, è caduta la linea. Allora noi continuiamo con un artista che Marianna apprezza, che appunto ci ha raccontato essere andata a sentire il suo primo concerto, e per noi la sua canzone preferita, ha scelto Laura Pausini, La Soluzione. E continuano le telefonate in diretta. Pronto? Ciao. Ciao Enzo, giusto? Sì. Chiami da? Li conosci tutti, eh? Eh sì, sono i miei telespettatori più affezionati, eh. Enzo di Castelnuovo, è qui vicino. Ti faccio parlare con Marianna. Ciao. Ciao. Tutto bene? Tutto bene, bene. Ciao Enzo, come stai? Bene, bene. Cosa mi racconti di bello? Sono amorosa. Sono amorosa. No, ti piace Marianna? Fidanzata. Sei a casa, è a casa. Se sono a casa? No, lui è a casa. Ah, lui è a casa. No, Enzo, guarda, ti piace Marianna? L'ascolti volentieri? Sì. Va bene. Grazie per aver telefonato. Ciao Enzo, buona giornata. Ciao. E un'altra telefonata in diretta per noi. Pronto? No, l'abbiamo persa. Perfetto, allora continuiamo il percorso della tua carriera. Secondo me non era molto convinto. Sì, il nostro Enzo è un po' così, un po' vergognoso. Però mi chiama sempre, chiede sempre le canzoni delle grandi orchestre, anche lui, insomma, è appassionato. Allora, andiamo avanti con un contributo. Il prossimo contributo riguarda il tuo primo album, che è l'appuntamento. Vediamo in video, quindi raccontaci un po' le emozioni di questo debutto.
Ah beh, preparare un debutto, parte il fatto che devi partire un anno prima e poi si crea l'attesa, si crea questa agitazione, si crea tutte queste cose qua, cioè, il momento del preparare il repertorio. Poi c'è sempre, io ecco, arrivo dal teatro, vediamo se aggancio giusto quello che vuoi dire. Diciamo che c'è l'ansia di non piacere, perché poi dici io faccio qualcosa. E se poi non piace, hai provato anche tu questa sensazione di dire: ah, è vero che tu avevi alle spalle un percorso, diciamo una certezza con l'Orchestra Italiana Bagutti, però magari faccio un inedito mio e se poi non piace, hai provato questa sensazione o eri sicura? No, non è che fossi sicura, ma allora diciamo che ho preparato, ho cercato di preparare tutto, ovviamente il repertorio, conoscendo le persone, conoscendo quello che vogliono le persone, in base ai 13 anni che avevo fatto comunque di esperienza nell'orchestra dove lavoravo prima, l'Orchestra Italiana Bagutti, e quindi so bene o male cosa voleva la gente, le avevamo già abituati a un cambio di repertorio leggero ovviamente, certo. E quindi erano già abituati a cose diverse che non fossero le nostre canzoni, ma anche canzoni internazionali, canzoni nazionali, canzoni insomma di anche vario perché genere. Se non ricordo male, proprio il Marianna Lanteri Show l'hai aperto con una canzone non italiana, giusto? Ricordo bene? Sì, ho fatto una gaffa? No, adesso anch'io mi prendo alla sprovvista perché ho fatto il debutto, anche durante il debutto io ho messo insieme canzoni internazionali con il corpo di ballo, con i costumi, con... Certo. Ho preparato queste cose e ci vuole anche un po' di convinzione, perché tu devi anche per piacere devi innanzitutto farti sapere che a te piacciono queste cose, certo, no? Certo. E poi le fai piacere agli altri, perché tu convinci gli altri di quello che tu proponi, no? Certo. E quindi ho preparato tutte queste cose già sperando e da un lato anche sapendo che sarebbero piaciute. Poi bene. Ovviamente ho inserito anche canzoni che conoscevano già, quindi era tutto un misto, quindi vedevano una cosa nuova, una cosa che già conoscevano. Quindi un abituarsi gradualmente alla sì, nuova orchestra. Avevano tipo questa botta della cosa nuova, perché poi avevo fatto anche una passerella dietro che si sollevava, si scendeva giù, non so spiegarti. Quindi però. Uno spettacolo, diciamo, vedendo l'ultimo concerto della Pausino, un po' ispirato alla Pausino. Sì, beh, diciamo, ovvio, allora ti vado a leggere qualche messaggio. Ciao Marianna, sei bellissima, un inno alla femminilità e alla dolcezza. Le tue canzoni creano emozioni e questo è fondamentale. Anche mio padre ti adora. Ciao grazie. Bella mia, Roberto da Caravaggio. Grazie, grazie. Ciao Marianna, mio marito Sandro è un tuo grande ammiratore. Ha tutti i tuoi CD e ti ascolta tutti i giorni. Dagli un bacio in diretta, complimenti Anna. Quindi tocca grazie, da un bacio Anna. A Sandro. Ciao Sandro. E noi continuiamo con una sua canzone, la più trasmessa della Radio Colori, Marianna Lanteri, Vecchia Fontana. Sotto il cielo tramonti ballate, c'è un sentier nei boschi e tra i fiori, c'era un dì, ancora oggi si ode, lo sgorgar di acqua dal buon sapore. Vecchia fontana lassù, nascosta tra le fronde di seta mia ancora. Yeah.
stato. Lui mi prendeva il cuore, furono giorni più belli della mia gioventù. Scende ancora più fresca e più chiara, fa gioire la mente ed il cuore. Con stupor rivedo il suo nome, io scolpì impegno d'amore. Vecchia fontana lassù nascosta tra le fronde, dissetami ancora come facevi allora nel verde di quel prato. Prendeva il cuore, furono giorni più belli della mia gioventù. Vecchia fontana lassù prato, lui mi prendeva il cuore, furono i giorni più belli della mia gioventù. Bentornati in studio, cari telespettatori, e noi continuiamo alla scoperta dell'ultimo album di Marianna, che ce l'ha anche come immagine di Facebook. Sì, io sono andata, certo. sono andata a sbirciare. Vediamolo insieme, che è Un mondo a colori. Questo è il tuo ultimo album, e da qui, insomma, innanzitutto, dove possiamo trovare l'album? Che l'album lo potete trovare da me in serata. Ovviamente su internet, chiamando le mie edizioni, sì. Ovviamente dillo pure, non è che poi sì. Sicuramente ci saranno dei posti tipo dove adesso non so precisamente, mi ha fatto una domanda alla sprovvista. Sì, ma è il bello della diretta questa, ma noi ovvio, siamo così in famiglia, ovvio, qui alla Radio ovvio, Colori ovvio. È il bello della diretta, vediamo. Sì, comunque però... da me in serata, chiamando le mie edizioni. Allora, colgo l'occasione per ricordare qualche serata che mi ha passato proprio adesso tuo marito, qui è tutto il bello della diretta, andiamo lanciati. Certo, le lanciamo al volo. E potete appunto trovare i CD di Marianna, come ad esempio il 28 novembre all'Eurotaverna di Desio, il 13 di dicembre a Angolo Terme, il Brescia, ecco, quindi il coperto dal nostro segnale, potete trovarla lì, il 22 sempre a Brescia, il Capretti di dicembre, sto dicendo, il 25 il Natale a San Danilo Cinese, Natale, e il 30
21 Capodanno sarai al Globo di Vercelli? Sì. Ok, allora cena, ingresso, bottiglie, panettone, 60 euro, ho detto tutto, mi raccomando andate a sentire la Lanteri. Intanto noi ci ascoltiamo da Un Mondo a Colori, il suo ultimo videoclip per l'eternità. Vediamolo. Di te, di tutto quel che sei, della serenità che tu mi hai regalato. Di te, dei giorni che mi dai, dell'elettricità che metti in ogni bacio. Io vorrei trattenere gelosamente, sai, ogni sensazione, ogni attimo che è stato e che sarà di noi. E per l'eternità che io ti voglio vivere, non smetteremo mai di amarci all'impossibile, ci troveremo qua a piangere, a sorridere di noi, saremo siamo. Io vorrei respirare tutto quel che sei, ogni emozione, ogni attimo che è stato e che sarà di noi. Meraviglioso duetto, mamma, non l'avevo mai sentito, questo, non l'avevo mai sentito questa canzone. Tra l'altro questa canzone, come altre due del mio nuovo disco, che dopo, dopo ve lo lascio, mi è stata scritta da due autori che ho conosciuto proprio quest'anno e loro... Chi sono? Lo voglio sapere. Scrivono per Emma. Cari telespettatori, ma chi abbiamo qui alla Radio Colori? Scrivono per Nina Zilli, per Renato Zero. Oh, ma che meraviglia. Sì, che meraviglia. Allora apprezzano la voce della Lanteri, dai, noi diciamo come... Li ho conosciuti tramite il mio editore che me li ha fatti conoscere, perché lui comunque
essendo un po' nell'ambito della CIA e queste cose qua, sì, certo. Conosce un sacco di... E allora mi ha fatto conoscere questi due autori che sono spettacolari. Ma guarda che io ho preparato per te anche un altro duetto che noi trasmettiamo, che è quello con Omar Lambertini, che a me emoziona. Voi potete dire quello che volete, certo. Lo sapete che io sono un emotivo fragile, e Marianna e Omar Lambertini, Le mie notti. Che scendono sul viso, io le sento anche se tu sei distante, delicatamente io le asciugherò ovunque tu sarai. Sento la tua voce che mi chiama da lontano e mi scivola pian piano dentro al cuore, mi fa male solo al pensiero che tu non sia qui con me. Ormai non posso aspettare, ho bisogno di te. Quando le mie notti sapranno d'inverno, scioglierò tutte le mie paure, ogni cosa che mi tiene lontano da te. Quando le mie notti saranno d'inferno, chiuderò sentirò ancora le tue mani che dolci si posano ancora su me. Sento che mi manchi in ogni piccolo momento, manca l'aria ad ogni singolo respiro, passa il tempo e io non sono lì con te. Non mi arrenderò. Sento questo sole che si posa sul mio viso, ma non riesce a riscaldare il mio dolore. Niente mi può dare la felicità, non c'è vita senza te. Ormai non posso aspettare, ho bisogno di te. Quando le mie notti sapranno ci si posano ancora su me. Io ne voglio rischiare ancora di perderti. Tu sei l'unica cosa che vale per me. E cara Marianna, ancora tanti messaggi per te. Ciao cari, un grosso abbraccio a tutti da Luce Luana di Vittorio Veneto. Mamma mia, ciao Luana, ciao Lucio. Un saluto a Marianna Lanteri, bravissima, vorrei fare una richiesta. Mi piacerebbe vedere anche Marco Zeta nel vostro salotto. Grazie Luisa da Marcignago, Pavia. Allora, per Marco Zeta ci lavoreremo, adesso ci teniamo la Marianna, è fiero che sono io e contento che sono io. Per Marco Zeta ci abbiamo ancora tanti ospiti, anche la prossima settimana voi continuate a seguirci, che questo è il programma più bello, ve lo dico sempre.
Mi Ciao. Metti sulla canzone preferita del terremoto dell'Aquila. Sono Elisa da Villanova d'Ardenghi. Cara Elisa, se riesco te la metto su dopo, anche perché domani Artisti Uniti per l'Abruzzo e dura un pochino. Allora Marianna, tu adesso devi stare al gioco. Perché? Perché ho un saluto speciale da fare. Io ho due registi alla Radio Colori, Fabio, che è qua, che è conosciuto, e Corrado, che oggi in esterna sta registrando un'altra trasmissione, che però, insomma, perde un po' la bavetta quando mandiamo i tuoi video. Allora, fammi un bel saluto. Fabio, dammi il primo piano di Marianne e fammi un bel saluto, come si deve al regista Corrado. Wow! Ciao Corrado, mi dispiace che tu oggi non sia qui e spero di vederti magari una prossima volta, però intanto ti mando un saluto e un abbraccio grandissimo e un bacio. Ma guarda Corrado, guarda cosa facciamo. Allora noi vediamo l'ultima foto di Marianna, perché la domanda di chiusura è questa, insomma, la foto di foto simbolo, la foto di Marianna, e io ti chiedo: chi è Marianna oggi? Mamma, che domanda! E chi è Marianna oggi? Marianna oggi è un'artista, una cantante, insomma, che cerca sempre di migliorarsi. E tra l'altro sto preparando un ennesimo spettacolo che parto già adesso, perché l'anno prossimo, nel 2019, farò i 20 anni di carriera e i 40 anni di età, che non me li sento per niente. Adesso l'hai detto, non volevi dire. Però sono due date importanti, insomma, due cifre importanti, insomma, 40 anni, tutti pari con lo zero, e i 20 anni soprattutto di carriera, quindi vorrei preparare, intorno a settembre lo farò, un altro spettacolo grande. Quindi è un'artista, una cantante, insomma, che cerca sempre di dare il più possibile. Una mamma, lo diciamo. Esatto, ci sarei arrivata. E una mamma, perché ho una bimba di 3 anni e mezzo, spero di averne un'altra, un altro, insomma, ecco, allora, a breve. Non vorrei lasciarla proprio da sola. Che ci segue qui vicino. Sì, no, ma lo sa già, Bene, dai, si chiama Ludovica, giusto? Ludovica. E tra l'altro mi frega già il palco, mi frega già il canta. Allora balla, proprio nel sangue, dalla mamma e al papà, ha preso proprio... All'asilo va nel bagno, perché mi ha detto la bidella dell'asilo che va nel bagno e poi canticchia, canta, e allora sanno già che è lei. Canta le canzoni della mamma? Canta le canzoni della mamma, le sa, mi stupisco, ma le sa tutte. Va bene, allora ultimo brano per noi, arrivano ancora le telefonate, del passo dopo e noi ascoltiamo Prendimi. Voglio, sei sempre stato nei pensieri miei, notti senza sonno, accarezzando il sogno di vivere un momento insieme a te. Quello che io sento nel profondo, vorrei che diventasse poesia, toccasse il cuore con ogni suo dolore, al punto che vorrai soltanto me. Prendimi e portami pian piano fino al limite, tra le tue calde braccia liberare le emozioni e sentire nel silenzio che esistiamo solamente io e te. Sento nel profondo, vorrei che diventasse poesia e ti toccasse il cuore con ogni suo dolore, al punto che vorrai soltanto me. Io lo so
che non è certo facile che tu ti possa accorgere di me. Lasciami provare, di me ti puoi fidare, devi lasciarti andare, niente più. Siamo addirittura d'arrivo, cari telespettatori. Allora, grazie mille Marianna per essere stata qui con noi nei nostri studi. Mi ha fatto veramente piacere, grazie. Bene, ci siamo divertiti anche un po', abbiamo fatto qualche risata. Io tantissimo. Tra una canzone e l'altra. Allora, domanda di rito, tornerai a trovarci? Molto volentieri, molto volentieri. Bene, sono contento. Allora, noi adesso procediamo con tutte le foto di rito e io vi lascio in compagnia dei nostri consigli per gli acquisti. Ciao a tutti, grazie!